Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi Progetto Creativo ci vedrà realizzare questa simpatica collana nata dall'utilizzo del nostro cordino per le borse, ma in realtà può essere lavorato sia con del cotone oppure con del filato laminato, quale potrebbe essere un bellissimo lamé, quale delizia. Il progetto è estremamente semplice, ha un punto che, come potete vedere, richiama un po' le maglie di una catena, ma è veramente veramente molto semplice. Seguite il tutorial che viene spiegato passo passo per poterla realizzare. È una bellissima idea regalo per le festività, quali possono essere la festa della mamma oppure il Natale, un pensierino, insomma, che dovete realizzare per una persona a voi cara o magari per voi stesse, come l'ho fatto io per me. Quindi, cosa ci occorre ora? Preparare gli occorrenti ed iniziare insieme questo progetto creativo. Ma prima di lasciarvi, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella, così da non perdere tutti i prossimi video che usciranno a breve. Di iscrivervi ai nostri social, quali Facebook ed Instagram, per non perdere tutte le anteprime dei nuovi progetti e dei bellissimi filati che troverete nel nostro shop www.handyandmade.it oppure al numero WhatsApp 366 188 19 34. Ora prepariamo insieme gli occorrenti ed iniziamo questo bellissimo progetto, anche un po' idea riciclo. Allora, per questo tipo di lavorazione io lavorerò con il nostro cordino e l'uncinetto, in questo caso numero 4. Faccio un nodino, do giusto una catenella per avviarmi nella lavorazione. Tiro, vedete, faccio salire il filo, chiudo al suo interno, poi ripunto l'uncinetto qui, vedete qui dietro, e chiudo con un punto bassissimo. Ancora do una catenella, ritiro il mio filo, passo nell'asolina, mi sposto dietro e chiudo con un punto bassissimo. Ancora ripeto una catenella, tiro il filo su, chiudo, passo dietro e chiudo. E ora andrò a ripetere questo tipo di lavorazione. Questa è la prima parte, diciamo, del punto strega, fino a quando non avrò raggiunto l'altezza desiderata per questo tipo di progetto. Per me non è importante avere ora lo stesso tipo di spazio lasciato tra un'asolina e l'altra, poiché essendo un progetto che non andrò a chiudere altri tipi di punti, per me va bene anche se un'asolina viene più larga rispetto all'altra. Ancora, tiro su, faccio passare, vedete, il filo di dietro nell'asolina, vado qua, tiro il filo e chiudo. Ancora una catenella, tiro il filo, chiudo, vado qua e chiudo. Questo è anche un buon progetto per consumare magari gli avanzi di cordini per le borse. Sapete che noi nel nostro canale spesso vi suggeriamo come poter riciclare i prodotti che ancora non avete consumato tutti, magari perché vi rimane un po' di cordino di qua, un po' di cotone di là, e peccato poi buttarlo, e questa potrebbe essere una splendida idea da lavorare sia con il cordino che vi avanza, ma anche con un filo di cotone o di lana d'inverno. Quindi ora continuate così. E ci vediamo poi al lavoro un po' più avanzato. Avete visto, è molto semplice, facciamo un ultimo passaggio insieme. Quindi catenella, tiro su, avvolgo il filo, lo faccio passare nell'asolina, vado dietro e chiudo a maglia bassa. Catenella, tiro su, faccio passare, chiudo e via. Ora continuate così e ci vediamo dopo. Al lavoro un po' più avanzato. Guardate quanto è carina, come si presenta bene. Già così è molto molto carina. Quindi continuate così, a tra poco. Allora, guardate come si presenta man mano la lavorazione. Una particolarità: quando avete lavorato, diciamo, un tot di catene, di anelli, fate in modo che il
i successivi vengano un pochino più corti, così da creare una parte un po' più fitta e una parte un po' più larga della lavorazione. Quindi create così un movimento diverso. Faccio vedere un po' meglio. Una rasolina, tiro di meno, passo e poi vado di qua e chiudo. Vedete com'è più fitto in questo caso l'anello rispetto a quelli precedenti. Così facendo, quando le maglie poi saranno vicino, sembrerà un anello più fitto e uno un po' largo. Questo poi a discrezione, quindi se magari non vi piace così fitto, potete anche continuare a lavorare tranquillamente come stavate facendo prima. Io alternerò veramente pochi punti così. E ora ritorno con il cappietto un po' più lungo. Quindi uno, vado dietro, prendo, chiudo e via, catenella. Su, tiro. E chiudo. Catenella. Tiro. E chiudo. Ok, continuate così e ci vediamo dopo. Allora, come vedete, io ho preparato quelle due bottiglie per un motivo. Ho lavorato circa 12 metri di catena che ora andrò ad avvolgere attorno alle mie bottiglie per prepararmi poi dopo a cucirle. In realtà, la distanza che manterrò tra una bottiglia e un'altra sono più o meno 40 centimetri. Perché poi col giro prenderò altri centimetri e quindi per me è più che sufficiente questo tipo di distanza, quindi 40 centimetri. Ora cosa faccio? Prendo il principio della mia catena e andrò ad avvolgerla nel seguente modo. Eccolo, trovato. Farò tanti giri, vedete, attorno alle bottiglie in modo da mantenere la stessa distanza a destra e a sinistra. Vedete, questo mi serve come punto di riferimento. Quindi farò 8 giri fino a quando io ho lavorato, abbiamo detto quasi 12 metri di catena, ma volendo potete anche fare un solo giro se la volete ad uno, come più preferite, insomma. L'inverno magari se volete più uno scaldacollo, più caldo ancora, potete fare ancora più giri. Eccoci qua. Allora, fate sempre in modo che poi l'ultimo pezzo che avete sull'uncinetto capiti dal lato dove avete la maglia d'inizio. Io ce l'ho qua, vedete? Quindi significa che dovrò lavorare ancora un po' per arrivare dall'altro lato, perché mi dispiace poi scucirla, quindi lavoro ancora qualche maglia fino a quando non arrivo da questo lato. Ci vediamo quindi tra poco. Allora, eccomi qua, vedete, ho lavorato qualche catenella in più e ora mi trovo da quest'altro lato dove ho l'inizio della mia lavorazione. Quindi sono nel mio ultimo cappietto, vado di qua, scusate, vado di qua e faccio passare, aspettate, l'ho girato male, ecco qua, vado di qua, faccio passare il filo e chiudo con una maglia bassa. Ora a questo punto potremmo realizzare, volendo, delle catenelle per bloccare la lavorazione nel seguente modo: 1, 2, 3, 5, ancora qualcuna, 10. Vedete, passo, faccio vedere meglio. Passo tutte e 10 le catenelle attorno a tutta la lavorazione, torno di qua,
ripunto nella base. Ovviamente ora vedete il filo che passa al contrario, ma perché ce l'ho di qua. Ok, punto nella base e tiro il mio filo. Vedete? Ora attorno a questa maglia bassa, a questa catenella di chiusura, lavoro qui. Potremmo realizzare un giro di maglie basse e lo facciamo nel seguente modo. Ora ci riordiniamo il nostro filo. Questo è sempre il filo di inizio lavorazione e ora tutto attorno alle nostre catenelle di base. Andiamo a lavorare un giro di maglia bassa. Così realizziamo un cordoncino attorno come se fosse un anello alla nostra lavorazione. Vedete che io sto nascondendo anche la codina di inizio lavoro così facendo. Vedete? Questo è tutto l'anello attorno alla nostra lavorazione. Quindi ora continuate tutto il giro, ma ci siamo quasi. E due. Ora sul punto basso ancora punto basso, quindi facciamo un secondo giro. Completato anche questo secondo giro e poi lo chiuderemo insieme. Vedete? A tra poco. Allora, io ho lavorato infine 4 giri, quindi 1, 2, 3 e 4. Sono qua, ultimo punto. Taglio il filo e chiudo. E poi dopo dovrò nascondere questa codina qua di inizio e fine lavorazione. Così facendo la mia collana è ultimata, vedete, e anche questo piccolo particolare che può essere messo o alla fine della collana stessa oppure laterale. Immaginatevi ora questo stesso tipo di progetto con un filato che all'interno ha l'urex oppure man mano che ho lavorato magari con un cotone un po' più sottile tipo un cable andate ad inserire poi qui delle perline e avete fatto veramente un lavoro molto bello e prezioso con poco materiale magari anche da riciclo e con pochi passaggi. Spero che anche questo video vi sia gradito. Come sempre vi invito a mettere un pollicino su, a iscrivervi ai nostri canali Facebook, Instagram e a cliccare sul nostro sito per non perdere tutte le offerte sui nostri filati. A presto e grazie per l'attenzione.